Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo, direi finalmente cara ora, episodio di Yu-Gi-Oh! Le carte leggendarie. Dato che i duelli inizieranno ad essere sempre più feroci, sempre più spietati, con mostri degli avversari sempre più forti, perché il gioco dice così, ho dovuto mettere mano a tutta la mia pazienza e livellare fino al livello massimo, o meglio, quello che mi serviva in realtà di deck. Quindi ho dovuto aumentare la capacità più del normale. Ho fatto un deck di tutto rispetto e lo vedremo in questo episodio. Certo, avrei potuto magari comprare qualche altra carta diversa, ma stavo arrivando a quasi il cap massimo di livello del duellante, quindi di capienza del deck, quindi ho dovuto darmi una regolata. Eccolo qua, questo è Marik. Certo, ti giudicherà il valore degli dèi. No, ne sono certo. Quello non è Marik Ishtar, vedi, Yugi ha l'occhio lungo. Perché dici questo? Quando ho parlato col suo alter ego era diverso, emanava un fortissimo istinto malvagio. Ma questo duellante invece no. Amos, cadrai preda della mia carta divina. Tra l'altro il mio PG l'ho chiamato Amos per un motivo che vi ho spiegato magari nel secondo, terzo episodio, non mi ricordo. Allora, iniziamo malissimo perché lui è un mostro con oltre 1900, 1950 per l'appunto. Io però Guerriero Pantera e ti attacco e te lo distruggo. Ne ho due di Guerriero Pantera che sono gli unici mostri senza tributo con 2000 di attacco che quindi possono davvero fare qualcosa. Mettiamo questo, attacchiamo. 1690 di difesa, non male. Infatti vedi, Ryukishin potenziato ci prendeva una bella gnacchera se attaccava. Alza calore corporeo. Ha potenziato un mostro. Non è carino. Fuoco tremendo. Danni a gratis all'avversario. Una anfora dell'abilità. Vediamo un po' che peschiamo. 1950. Devo metterla. Ci distruggiamo a vicenda, amico mio. Purtroppo va così, va. Beh, 1950 è un buon attacco. Gioca coperto. Ok, ho capito. Dragorex dalle due teste. Oh no, rovine diffuse. No! Peccato, chiamo di serpenti. Era la mia carta più forte. Non è vero, però. Il genio che attacca. Guerriero scoiattolo. Non so cos'era quello. Un'armatura strana. Attacchiamo. Buono. E finisce questo duello. Ah, Rex è potenziato perché sta sul terreno adatto. Ah, ok. Strano. 50.000 domino. Serket, la bestia mitica. Ah, questo li voleva evocare. Fata. Una bestia leggendaria che è una fata. Va bene. Se, quell'idiota ha perso. Gli dèi mi hanno abbandonato. Maestro Marik. Cosa? Ma che succede al tempo? Cosa c'è? Cosa succede? L'ira della carta divina si è trasformato intanto. Non era il suo legittimo possessore, ma l'ha usato. Quanto sei astuto, Yugi. Namu. Sei tu, Marik Ishtar! Esatto. Lui è un altro dei miei fedeli burattini. Ne avevo preso le sembianze per avvicinarmi a te. Così da fare il lavaggio del cervello ai tuoi amici. Tu, altro che gioco sporco. Pensa a quello che ti pare. Sono anni e anni che impreco rabbioso contro il mondo. Il dolore mi scorreva nelle vene, nel corpo. Come potresti mai capire tu? E ora avrò finalmente tutte le carte divine. E mi vendicherò di voi e del mondo! Maestro Marik Ishtar, mi perdoni, la prego. È un tuono. Guarda l'espressione di Marik Ishtar. È cambiata. Diamo inizio ai festeggiamenti. Guardate, guardate la distruzione e il terrore. Distruggerò tutto con le carte divine. Che tipo, eh? Appena perso dalle. Certo, di tutte le cose peggiori, appena perso un alleato. Però guardalo com'è tranquillo e buono qui ad aspettare i sorteggi. Possiamo ora annunciare la terza partita. Marik Ishtar contro Joy Wheeler. Ah, finalmente è il mio turno contro quel tipo. Marik Ishtar, ora ti faccio vedere io. Non perderò mai contro quel balordo. Marik Ishtar è prigioniero della sua volontà malvagia. Joy, attento all'ombra del suo animo.
Il duello dell'anime è stato molto carino e Joy stava per vincere, se non fosse che il plot richiedeva di no. Quindi, come non sei lo stesso di prima? Ora non troverai nessun punto debole in me. Finirai subito nello Shadow Realm. Il Regno delle Ombre gli fa schifo a scriverlo in italiano. Pensi di farmi paura con queste minacce? Sei un imbroglione. E ora lo vedranno tutti! Non è un imbroglione, mi sa. È lo Shadow Realm! Lasciati sopraffare dalla paura fra le ombre! Wheeler! Mari Kishtar, cosa vuoi fare? Il mio obiettivo non ne ho uno. Voglio solo distruggere tutti tranne me. E beh, Joy, come stai? Niente, non risponde. Poiché ha perso, no? Ora l'anima di Joy è nello Shadow Realm. Se non battiamo Marik, Joy rimarrà così. Mi dispiace, Joy, ma devi stare così per un po'. Ah, ecco, i sorteggi, bene. Il signor Seto Kaiba contro My Valentine. Un'altra dilettante. Vedremo, ora ti insegno a sottovalutare le donne. Sì, va bene, una cosa veloce. La faccio vedere io a Marik Ishtar. Wheeler, resisti. Bomba. Ah, non ce l'ho fatta. Ora tutte le carte divine saranno mie. Batterò Yugi e sarò io il Duel King. I tipi come te sono una perdita di tempo. Mi dispiace. Joy, mi dispiace. Tranquilla, non vai nello Shadow Realm però tu. Ma anche lei. Ah no, lei non è più in coma. Si resta qui. Va bene. Siamo rimasti solo noi due, Amos. E Seto Kaiba e Marik Ishtar. Saranno entrambi duelli durissimi, ma dobbiamo avere fiducia in noi stessi e batterci fino in fondo qualunque cosa succeda. Noi tre ce l'avevamo promesso proprio questo. Bene, presto ci sarà il duello finale. Preparatevi. Ah, è qui dentro. Cosa? Cosa sono queste rovine? Duellanti, benvenuti sulla Kaiba Corp Island. L'isola fu costruita dal mio patrigno molti anni fa. Una volta la usava come fabbricante di armi. Su quest'isola deserta. Su quest'isola deserta, in cima alla Dawa. Su quest'isola deserta, in cima alla Duel Tower, diventerò Duel King. E così farò ancora meglio del mio patrigno. La Duel Tower si erge fra le rovine. La tomba perfetta per uno come te. E eccoci. Benvenuti alla Duel Tower. Ora inizieranno le semifinali del torneo di Battle City. Dei quattro duellanti finali, solo i due vincitori in questa torre si affronteranno nella finale in cima alla Duel Tower. E cominciamo allora. Ecco la prima semifinale: Yugi Muto contro Amos. E che palle. E affrontiamo un po' il duello contro Yugi. Che bisogna fare? Vai, allocatevi. Uno di noi due deve continuare a battere Marik Ishtar. Per le anime rubate da Marik Ishtar. Per i nostri amici. Metticela tutta, Amos. Guarda, ti metto questa come ante. Ah, terreno di gioco che non mi piace. Ah, c'è mostri beta, gamma e alfa. Controlla cervelli, no. No! No, Baphomet! Oh, Regeki. Mi dispiace, ma non ho modo di contrastarlo se non gli libero il campo. È necessario? Metto questa. Ecco qua, mega buco. Ok, ho ancora un mostro però da sacrificare per evocarne uno molto più forte. Vai, vieni a me, teschio evocato. Avanti, batti questa, mo Yugi, voglio vederti. Mi sta facendo vedere. Però il genio della lampada pure che si potenzia. Vai, prego. E dai! Uffa. È un sognatore, quindi ci vuole un demone? Sì, ci vuole un demone. E infatti.
Finita? Ok. 70.000 domino, mago oscuro, perché mago nero ci fa schifo, non è politically correct. E allora Yugi, bel duello, bel match, amico. Sei abbastanza forte per battere Mari Kishtar. Prendi questa carta divina, usala per sconfiggere Mari. Ah, finito? Ok, devo durare più a lungo. Ecco la seconda semifinale, Mari Kishtar contro Seto Kaiba. Di poche parole loro. Ho aspettato tanto questo momento. Ora prendo le carte divine. Guarda e impara. Mari Kishtar, lascia che ti prepari un palco adatto. Attivate Solid Vision System. Palco virtuale. Ah, questo dice ci fanno vedere proprio la bella. In questo duello è in palio una carta divina. Il palco deve essere Duelist Colosseum. Wow, fratello mio! Ci hanno lasciato una parte di traduzione tedesca. Fokinder. Divertente per i bimbi. Quindi Marika ha un po' di radici tedesche anche, eh? Mari Kishtar. Avrai anche una carta divina speciale. Ma vincerà il mio drago bianco, occhi blu! Vediamo di che stoffa sei fatto. La carta divina ti porterà nello Shadow Realm, dove essere fanfaroni serve a ben poco. Silenzio! Ora ti faccio fuori, contaci! E sarò io il Duel King! No, Seto! Cosa? Io? Kanki Abaya non morde! Anche tu soffrirai nello Shadow Realm! Fratello! Il duello finale! Amos contro Marik Ishtar! Col cavolo, amico mio, nel prossimo episodio si affronterà il Final Duel! Bene, amici, finalmente Yu-Gi-Oh! Sta per giungere ad una conclusione. Con il prossimo episodio, a quanto pare. Io vi ringrazio per aver seguito questo video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.